Passo la parola a Silvia Giovannini e a Davide Cionfrini, che sono rispettivamente social media manager e ufficio stampa dell'Unione Industriale di Varese. Allora, Varese è nella Lombardia ed è un tessuto imprenditoriale di eccellenza. Stamattina abbiamo avuto l'amico Marco Giovannelli che sulla provincia di Varese ci ha costruito quello che io chiamo un modello di business vincente. Lui ha detto stamattina che non è di non chiamarlo più un modello di business, d'accordo? Però secondo me, se noi clonassimo in altre realtà, diciamo, la realtà che da 20 anni mette in piedi l'amico Giovannelli, faremo un grande servizio all'informazione e anche ai territori. Bene, allora spiegateci un attimo che cosa fate e soprattutto qual è il link, visto che abbiamo due figure, il social media manager e l'ufficio stampa, tra l'attività tra virgolette tradizionale, ma che sta mutando nel frattempo come abbiamo visto, e invece l'attività considerata nuova, addirittura un nuovo tipo di lavoro, il social media manager, su un tessuto che è una delle eccellenze imprenditoriali a livello nazionale. Prego. Sì, tutto quello che tu hai illustrato si declina nel nostro ruolo in maniera in una trasformazione in sostanza di quello che sono state le nostre attività. Noi rappresentiamo la comunicazione dell'Unione Industriale di Varese, quindi la Confindustria varesina in sostanza, che faceva fino a, facciamo 5 anni fa, forse anche 6, perché ormai abbiamo cominciato 6 anni fa tutto questo processo di trasformazione della nostra comunicazione, facevamo ufficio stampa puro, quindi noi eravamo l'ufficio stampa della Confindustria varesina e quindi del brand Confindustria sul territorio. E l'attività era un'attività tradizionale di comunicazione corporate, e quindi noi facevamo da megafono a quelle che erano le attività dell'Unione Industriali, i servizi che offrivamo alle nostre imprese associate e tutta l'attività di lobby, no? che svolge Confindustria nei confronti delle istituzioni locali. Questa era l'attività che fanno ancora oggi gran parte degli uffici stampa del nostro sistema Confindustria. C'è stata una trasformazione dettata non solo probabilmente dal digitale, ma dei fenomeni sociali, economici che stavamo vivendo sul territorio, nel quale l'area comunicazione, questo ufficio stampa, che rappresentava il 100% della nostra giornata lavorativa, oggi rappresenta forse il 30%. L'altro 70% del nostro tempo noi lo investiamo nel comunicare nelle nostre imprese associate. Questo perché? Perché il territorio varesino è fatto per il 90% da piccole e medie imprese, in sostanza. Piccole e medie imprese che sono associate a Confindustria. Piccole e medie imprese che non hanno la forza di comunicare da sole, non hanno una struttura comunicativa. La crisi cosa ha comportato? La crisi ha comportato il fatto che le imprese, soprattutto quelle che andavano bene, quelle che riuscivano a fare eccezione dalla crisi, hanno cercato di farlo sapere, volevano comunicarlo. E abbiamo cominciato a fare l'ufficio stampa delle aziende, cioè noi invece di fare l'ufficio stampa solo dei nostri capi diretti, quindi il direttore generale, il presidente o il vicepresidente di turno, noi facevamo l'ufficio stampa della piccola e media impresa, quindi andavamo nella loro azienda, raccontavamo storie e poi mandavamo il comunicato stampa per conto loro agli organi di stampa locali e nazionali, perché poi ci sono storie che possono bucare, no? L'attenzione nazionale. Cos'è successo? Che questa attività andava bene fin quando, faccio un esempio banale, c'è l'imprenditore che regala la propria azienda ai dipendenti perché non ha il figlio a cui fare passaggio generazionale, oppure l'imprenditore che prima di morire lascia 1 milione in eredità ai propri dipendenti. Queste sono storie vere che noi abbiamo fatto arrivare alla stampa locale e poi sono arrivate addirittura queste due al Financial Times, ma per ovvi motivi, no? C'era una notizia dietro, molto, molto anche succosa da un certo punto di vista. C'è tutto però un mondo noi le chiamiamo non notizie, non so se la parola può avere senso per voi, di imprese che vogliono comunicare, ma che non hanno bisogno di comunicare
al pubblico generalista, ma ad altri imprenditori. Il nostro tessuto imprenditoriale in Lombardia, a Varese, è fatto molto di distretti industriali, no? Distretti industriali che stanno evolvendo in quello che si chiama un cluster, che non è una parola inglese per fare i fighetti, diciamo, ma è un concetto diverso, cioè l'impresa non parla all'interno di un distretto solo tra altre imprese, ma con istituzioni, con politiche e non politiche, con centri di ricerca e università, e hanno bisogno di comunicarsi tra di loro. Come farlo? C'è una notizia, se io vado da un'azienda che si è inventata qualcosa di fenomenale e può cambiare le sorti di una supply chain, di un sistema imprenditoriale, non gliene importa niente alla Prealpina o a Marco Giovannelli di Varese News, per lui non è una notizia, quindi io non riesco a bucare la sua attenzione, ma è una notizia per una nicchia di lettori, quelli degli imprenditori. Allora noi abbiamo avuto l'esigenza di far parlare la community di imprese, una community che noi avevamo, che era reale, perché siamo un'associazione di imprenditori, quindi chi più di altri ha una community che esisteva, e abbiamo già cominciato a farla comunicare con uno strumento tradizionale, che è il nostro magazine, che è Varese Focus, che è nato 20 anni fa, e 20 anni fa, quando era nato, non era nato per essere l'house organ delle associazioni industriali, come molti esistono, ma è un magazine vero e proprio, che viene distribuito in edicola, che non parla solo di noi, che non parla solo di economia. E poi, attraverso il nostro sito internet, e poi abbiamo portato quello che era il magazine cartaceo su un blog che, lo dico chiaramente con onestà, non ha grandi numeri di accesso, perché parla di cose che sono molto di nicchia, ma che sta facendo da piattaforma di comunicazione tra le imprese, e questo funziona molto, far parlare tra di loro gli imprenditori, perché non pensate che l'imprenditore che ha un'azienda qui e una dall'altra parte della strada sappia cosa fa quello dall'altra parte della strada, non lo sa, e magari quello stesso prodotto che fa parte di una catena lo compra in Germania. Succedeva questo, succede ancora oggi. Noi cerchiamo di scardinare questa non conoscenza del tessuto imprenditoriale, e lo facciamo con un racconto che ovviamente il digitale ci ha permesso di arrivare direttamente senza passare dalle organi di informazioni, che facevano giustamente al filtro. E qua c'è tutto il lavoro ovviamente digitale, ma passo la parola a Silvia. Grazie. Grazie soprattutto dell'invito, perché queste sono sempre occasioni di confronto. Visto che saranno le 3, loro hanno sonno, io vorrei fare una domanda a voi. Quanti di voi lavorano in una redazione classica, cioè non in un'azienda, in un ufficio stampa? Quanti lavorano in un giornale? Vabbè, non tantissime, perché io trovo sempre che ci sia una distanza tra chi lavora in una realtà aziendale o istituzionale, mentre invece in realtà non c'è. Forse Davide non l'ha neanche detto, ma noi siamo entrambi giornalisti, non c'è distinzione di ruolo, perché io mi occupo dei social e lui l'ha detto stampa. In realtà noi di mestiere raccontiamo le imprese, come ha già detto lui, e l'occasione unica che ci hanno offerto i social e il digitale in assoluto è quella, innanzitutto, di raccontarle arrivando direttamente ai lettori, e poi di cogliere anche qual è l'entusiasmo dei lettori. Sergio prima ha detto, le aziende sono consapevoli. Io ci metto punto di domanda, le nostre aziende non sono consapevoli di tutte le cose che hanno da raccontare, ma noi abbiamo l'ambizione di renderle consapevoli, di raccontare le loro storie. In ogni azienda c'è una storia bellissima, ma molto spesso l'imprenditore, o perché c'ha da lavorare, o perché è modesto, perché il nostro è un territorio di provincia dove la gente si rimbocca le maniche ma si racconta poco, non si rende conto di quante cose belle fa, e quello è il nostro compito. Farlo sui social ci permette innanzitutto di amplificarlo e di farlo in un modo che oggi è inevitabile, ma ci consente sempre di fare i giornalisti con un'occasione unica, che è quella di ascoltare cosa dicono i nostri lettori. Noi abbiamo iniziato un lavoro sui social dicendoci, noi lavoriamo per Confindustria, e a Confindustria, tanto simpatica non è, e spero che non ci sia nessun collega, perché sempre quelle robe che è meglio non dire, come verremo interpretati su Facebook? Su Facebook non ci seguirà nessuno. E la scoperta che abbiamo fatto è che in realtà non solo su Facebook ci seguono, ma ci seguono quando noi diciamo cose che ci riguardano proprio. Noi abbiamo provato a fare cazzari, a parlare di cose che potessero piacere un ampio pubblico, il cuoco famoso, il cantante, perché a Varese ci sono un sacco di cose.
ma ci siamo accorti che non prendeva, mentre invece quando parliamo di impresa 4.0, di giovani, di lavoro, di contratti, allora entusiasma tutti. Perché? Perché sui social tu appari esattamente quello che sei e hai la risposta di quello che sei. Il nostro pubblico si aspetta di sentir parlare di noi. E in questo senso noi facciamo un lavoro giornalistico, da giornalisti, anche se effettivamente lavorando per le istituzioni alle volte passa che facciamo un altro mestiere, di ascolto attento del lettore. E questo forse è la cosa principale del nostro lavoro.